Sì, fratelli d'Italia, perché gli alpini sono proprio così, mossi da quei sentimenti di generosità e condivisione che li rendono così amati e degni di fiducia. Ma vedi, gli alpini quando fanno la naia portano con sé appunto questo patrimonio umano che è l'aiuto reciproco, il mutuo soccorso, l'aiutare i più deboli, e noi non ci siamo mai più dimenticati dopo quando abbiamo terminato la naia. Se noi andassimo anche in questi giorni a vedere in centro Italia dove c'è stato il terremoto, ecco, gli alpini sono ancora lì. Gli alpini non sono lì solo nel momento dell'emergenza, ma sono lì anche adesso nel momento della ricostruzione, in cui io credo forse la popolazione ha ancora più bisogno. Allora gli alpini hanno questo senso di solidarietà, sono capaci di condividere, io uso spesso questo termine, perché sono capaci di entrare in sintonia con la gente, sono capaci di trasmettere la loro fiducia e di ricevere fiducia. Io credo che siano veramente delle cose importanti. E qual è il segreto? Il segreto è quello di fare. Fare e saper dare senza pretendere niente. E così si sono ritrovati, come ogni anno, a fare il punto della situazione, al centro Giovanni XXIII del capoluogo, alla presenza quest'anno del presidente nazionale dell'ANA. Decine e decine gli interventi messi in campo dagli oltre 6.500 soci della sezione di Belluno, e un programma nutrito anche per l'anno in corso, con un auspicio che in qualche modo torni la leva obbligatoria. Forse ripensare una leva obbligatoria come era quella di prima non è così semplice, neanche facile e neanche forse proponibile, però pensare con forza a un servizio obbligatorio per tutti i giovani, questo sì. A una fase, un periodo più o meno lungo di formazione, a me piace chiamarla di educazione civica, perché io credo che oggi di questo l'Italia, soprattutto i giovani, abbiano veramente bisogno.